Signori, benvenuti e benvenuti in un nuovo episodio di Atomic Heart. Nell'ultima puntata abbiamo saputo la verità su tutto, su chi è Sejalov, su chi siamo noi, che avevamo una moglie, come si chiama. E adesso che sappiamo la verità, siamo decisi, addirittura pure la verità sul nostro guanto. E adesso che sappiamo tutta la verità, raga, possiamo andare ad affrontare la battaglia finale. Penso contro Sejanov. Infatti stiamo andando a Celovei, la città fluttuante dell'episodio 1 dove abbiamo iniziato il gioco. E adesso vediamo che il succede. Il lancio del collettivo è imminente, sbrighiamoci. Vai. Ok, andiamo. Vediamo cosa succede. Mi dispiace che tu abbia dovuto passare tutto questo. Oh, porca merda! Ecco che ci risiamo! No, non adesso! Non qui! No, vivo di nuovo un ricordo? Adesso sappiamo che è Katia la voce strana, nostra moglie. Allora, penso che stiamo rivivendo il limbo. Questo qui quindi è il limbo, un paradiso... E poi paradiso, è una merda. Però un paradiso comunque temporaneo che ci fa vivere Sejalov. Ah, ma cambia una volta che vado lì. Cos'è sta cosa di pelo che vedo? Wow, tutto così strano però. Però ha avuto una bella storia alla fine, eh? Cioè, vediamo adesso il finale. Właśnie zorganizował konferencję, podczas której stanowczo zaprzeczył plotkom o awarii robotów cywilnych w zakładzie 3826. Infrastruktura. Nonna Zina. Finalmente sei tornato fra noi, figliolo. Hai preso una batosta. Hai rischiato di rimanere là per sempre. Ma dove? Dimmelo tu. Come faccio a sapere dove sei quando vai su tutte le furie? Eri un bravo ragazzo quando c'era mia figlia, ma da quando è morta... Non mi dire... ...che perdere le staffe di continuo per delle vere e proprie inezie. Non mi dire che è la madre di nostra moglie. Teste mozzate. Un vero schifo. Che c'entra tua figlia con me? La mia Katia. No. Ti hanno fatto un bel lavaggio del cervello. Di cosa sta parlando? Lei era mia figlia, ma era anche tua... Ekaterina Niceva, nome in codice Blesna, membro della squadra speciale Argento. Quindi lei è... Tua suocera, razza d'ignorante. Lavoravate per Sejanov finché i bulgari non vi hanno fatto esplodere. Katia è morta. Poi Sejanov ti ha trasformato in un mostro. Sì, mamma mia. Parlare. Se lo sai, allora perché stai lì seduto? Ti sto tenendo d'occhio fin da quel momento. Pensavo che dentro di te fosse rimasta almeno una briciola di umanità. Mi dispiace. Si è sbagliata. Il mio passato, il mio presente. È tutto andato. Ma dov'è Larissa? È un po' dappertutto. L'hai sparpagliata ai quattro venti. Cazzo. Ho ucciso Larissa. Una pistola per me. Ti sembro forse una che non ha una pistola. Quale vuoi? È lo stesso, devo spararmi in testa. Bravo, ottima idea. Fatti saltare il cervello e mettici una pietra. Si calmi, sopra. Signora. Così Sejanov potrà trasformare prima lui. Ma che concupino. Il mondo in gusci senza cervello. Va bene, ho capito. Se hai davvero capito, allora alzati. Ti darò delle armi, te ne darò un quintale. Ma solamente se mi prometti che farai fuori quel pazzo lunatico una volta per tutte. Che cosa c'è? Hai perso la lingua? Ascolta gli anziani, maggiore. Le azioni di Sejanov esigono vendetta. Ma cos'è questa roba, Sergei? Sono io, cara Zinaida. Cariton Zakharov. Cariton? Vecchia serpe! Sei vivo! Più o meno, un mago mi ha trasformato in melma polimerale. Aspetta, cazzo, stai dicendo che hai sempre saputo chi era...
Nonna Zin. Tenere segreti può essere utile, loro non ci hanno deluso. Può essere utile per chi? I tuoi segreti deludono me. Svechenov deve essere fuori di testa se fa questa roba alla gente. Aspetta, e Katia? Anche Katia potrebbe essere viva. È possibile, ma in che stato? Guardami, non so se sono migliorato, ma non ho dati precisi al momento. Ti prego, ti scongiuro, Sergei. Svechenov, tu lo devi ammazzare. Gesù, mollami la giacca! Cazzo di crostini! Ma che diavolo succede? Da un lato ci sono degli stronzi manipolatori bugiardi che giocano ai vendicatori. Dall'altro uno scienziato, membro dell'Accademia che vuole illuminare l'umanità. E usarmi per ammazzare altri stronzi. Almeno secondo i manipolatori. Ma non toccherà, non toccherò se c'è, ma sono stufo, va bene, perché non mi mostri il suo arsenale, ma subito. Va bene, perché non mi mostri il suo arsenale, signora? Ora sì che si raggiunge. Ah, quindi ha un doppio finale. No, ma io uccido Svechenov, mi stava sui coglioni da una vita. Ma è la scelta più giusta, cioè non è... Proprio qua è chiaro. Meglio di così non possiamo, non abbiamo altro. Battaglia finale, signori. Non mi dire che è nostra moglie questa. Attenzione maggiore. È destra o sinistra? Porca puttana. L'energia delle gemelle. Proprio come te, una gemella ha la capacità di accumulare energia. Però dai, non è fortissima. Cioè, abbiamo levato un botto. Attenzione. Cosa stai guardando, maggiore? Li guardo il culo. Non rompere i coglioni. Mica, quando la scaravento a terra c'ha un mare di energia. Ma se mi bevo un po' di latte condensato. Ma vai a cagare. Oddio. Però è vero anche che scarichiamo tutta la sua energia scaraventandola al suolo. Vediamo se si è ricaricata la pistola. Oddio. Non camminare così che sei inquietante. Oddio, ma che cazzo fai? Fanculo. Ma è morta? No. Oh cazzo, ma non è morta? È morta. Ti prego non dirmi che è mia moglie, dai. Oh. Oh cazzo. Oh cazzo. Mi sa che la prossima volta che li affrontiamo sono due. Dobbiamo salire. Ma tu guarda. Ce l'ho. Ah, è questo l'elettro. Ma noi lo vediamo blu, ma qua è... Va bene. Progetto Atomic Heart, approvato dall'assemblea segreta del comitato centrale del PCUS. Prendo l'adrenalina. Febbraio 1951. Obiettivo. Eliminazione degli Stati Uniti d'America. Ne ho di capsule, Però penso che quelle elettriche facciano male. Anche se sono veloci, potremmo usare quello del ghiaccio, volendo. Mamma mia, questa è dura, Sarà dura. Conquista di strutture militari e strategiche, seguita dalla disattivazione e dallo spegnimento delle centrali nucleari. Disattivazione efficace del cuore atomico dell'America. Completa resa del governo e trasferimento del potere ai vertici dell'URSS. E come volevano riuscirci? Sergei, prima vendono i robot, poi si limitano a donarli come aiuto. Una volta raggiunta una massa critica, assaltano tutte le centrali e interrompono l'energia. Maria, non mi fare combattere con questo, ti prego. Questo è quello che si attaccava ai veicoli. L'uomo gelatina, il polimero neurale. E solo Svechenov vi ha accesso.
L'uomo gelatina, quell'immenso insieme di dati, può armonizzarsi con tutti gli oggetti polimerizzati e controllarli. E credimi, compagno maggiore, negli ultimi anni è stata diffusa una smisurata quantità di polimeri nel mondo. Ogni macchina e ogni essere umano del pianeta diventerà parte del Collective. Mamma mia. Il bombo ha una modalità silenziosa per infiltrarsi tra le fila nemiche e raccogliere informazioni. È tipo un drone spia. Pensato come esoscheletro per una creatura polimero neurale evoluta da un plush, la goccia di rugiada è un'abile unità di combattimento. Mi sembra la capsula di Vegeta. La carne umana alla sconcertante velocità. Su Dragon Ball, sai, quando venivano da una mech lì. Quindi, per farla breve, Sechenov fa il controllo di questo affare polimerico. Quest'uomo gelatina, che dominerà qualsiasi cosa, farà parte della rete. Proprio così. Sembra magia nera. I polimeri non sono stati studiati a fondo, e nemmeno il Collective. È possibile che l'umanità abbia creato qualcosa ben più grande di se stessa. In effetti, i messaggi elettronici che hai letto su un terminale potrebbero essere stati selezionati appositamente per te dalla rete neurale, o persino creati. Non lo sappiamo, maggiore. Non mi piace per niente. Non è peggio dell'ambizione di un singolo uomo di controllare altre vite oltre alla sua? Ho capito, però devo fare qualche potenziamento, probabilmente. Vabbè, andiamo. Posso salvare? Mamma mia, meno male. Signori, battaglia finale. Guardalo lì. Quindi lui già sa già tutto, che noi siamo qui, che vogliamo ucciderlo. Capo! Proteggetemi. Così, non vuole manco parlare. Allora, cari Tom, sei fiero di te? Tu, Larissa e Zinaida vi siete dati da fare. Ma non credevo che saresti stato così ingenuo. Silenzio! Mi hai manipolato la mente e la memoria. Che cosa siamo noi per te? Solamente dei giocattoli? Chi cazzo calma, credi calma, di essere? Calma, sei molto agitato, ma non è colpa tua. Ma tu, Cariton, tu avresti dovuto aiutare il ragazzo, non manovrarlo come un burattino. Dici davvero? Non dare la colpa a me. Non sono io che cerco di privare le persone del libero arbitrio trasformandole in burattini. E non ho scelto io di diventare un ammasso di belva parlante. Ti piace che sia andata così, eh? Sfrutteresti tutto e tutti per raggiungere il tuo scopo, compresi me e il tuo agente, ammettilo. Come osi? Vi ho persi, poi vi ho salvati. Siete due miracoli. Tu eri... Sei il mio migliore amico. E il maggiore è come un figlio per me. Anche quelli due sono come figli per te. E tutti quelli che collegherai al Collective, tutti quelli di cui controllerai la mente, che sono per te milioni di figli adottivi. Tu stai facendo solamente i tuoi fottuti comodi. Dimmi. Io voglio dare all'umanità un futuro meraviglioso. Traguardi inimmaginabili. Voglio farle raggiungere le stelle. Piantatela entrambi. Metti le mani in alto. Dannato mago, dia a quelle due di andarsene. Hai 3 secondi. 1. Che peccato. 2. Peccato tu abbia inasprito la situazione senza provare a risolverla pacificamente. Ma non intralcerai il progresso. Destra, sinistra, finitelo. Ma tu guarda. Ma adesso li combattiamo insieme. Non erano fortissimi, ma erano sicuramente veloci. Oddio! Aia! Porca, manca all'ultimo. Però... Oddio, questo era dritto nei coglioni. Meri... Le palle no! Ah no, già sono prese le palle. Wow. Però fantastico. Ah, oh, vabbè. Thank you.
Porca puttana. Oh cazzo. Madonna. Wow, raga, ma è fantastico. Cosa cazzo è questo? Smettila di incolpare le macchine, ma... Cazzo di crostini, queste sono prove concrete! Però si fermano subito, si fermano subito con il ghiaccio. Sono entrambe. No, però non puoi dialogarmi mentre combatto, che non riesco. Ma che cazzo? Perché? Si sta già prendendo gioco dei vivi. Perché non può lasciare in pace i morti? Madonna mia. Aspetta, usa l'elettro. Quali altri ricordi ha cancellato, capo? E quante... Non potevi accettare la... Oddio, sua... sono morto. Ho voluto farlo, o la tua vita sarebbe stata un incubo interminabile. Comunque quella che non posso gestire, la più forte, è quella con il vestito. Cos'altro avrei potuto... Sei quasi morto a causa di quell'esplosione. Ora basta! Sono disposto a credere che lei agisse per il mio bene, ma perché? Non me l'ha detto! Mi dispiace se chiedi. Non sapevo cosa fare. Ah, vai a cagare! L'unica cosa giusta da fare è richiamare le... Così tanto tempo. Non potevo raggiungere così tanto quando mi trovavo in uno stato di... Ma giù, svegliati! Oh, cazzo. Minchia, raga, è durissima, eh? Aspetta. Calma. Che bello avere un po' di pace quando si apre l'inventario, comunque. Allora, latte condensato. Madonna. Può ricaricare. Un attimo di pazienza. Oh, hai rotto i coglioni, però. Vai a cagare. Mamma mia, il fuoco quanto cazzo leva. Vabbè, ma è ghiaccio e fuoco insieme. Ah, ma pure quella sto ammazzando. Sono tipo collegate. Oh cazzo. Oddio. Finiranno di fare sta cosa? Quanto dura? Madonna. Porca puttana. Ma guarda lui, non posso spararlo. Hanno tipo uno scudo. No, di nuovo. Che due coglioni. Ho un mare di male. Sì. Mamma mia. Questa secondo me è nostra moglie. Pezzo di merda. Sergei, tu non capisci. Il Cariton ti sta manipolando. Ha ottenuto l'accesso al modulo Voskhod nel tuo cervello e ti ha spedito nel limbo. Io mi preparavo per l'aggiornamento del collettivo e non me ne sono accorto. È lui che ha ucciso Molotov. Dimmi, Cariton, hai fatto la stessa cosa alla Filatova? Hai usato il mio agente per farla a pezzi? La tua ipocrisia ormai mi ha stancato, Dimitri. Sono stato io a fare il lavoro sporco mentre tu rimanevi pulito. Ma non meritavano di morire.
Dimmi perché lo hai fatto. Minchia, il guanto. Oh, ma stronzo, fino ad ora ne ho abbastanza di te, maggiore. Ma che cazzo è finito? Ma dai, ma non possiamo fidarsi di nessuno. Era lì il guanto. Peter, ragazzo, alzati, alzati. Che cosa vuoi ottenere? Voglio solamente farla finire, Rodimir. Voglio che la tua patetica razza umana capisca una volta per tutte di non avere più un futuro. Dovete farvi da parte e lasciare finalmente il posto a quella che sarà la prossima fase dell'evoluzione. Cioè me. No. Colpi di scena su colpi di scena. E cos'è sta roba? Cariton, tu sei malvagio. Cosa... cosa farai all'umanità e al collettivo? Non dovresti definirmi malvagio solo perché non sei in grado di comprendermi. La malvagità è un concetto astratto e il tuo è un pensiero limitato dalla tua umanità. Appartieni a una specie che è destinata a estinguersi molto presto. Me ne sono reso conto quando io stesso ho smesso di farne parte. I tuoi limiti ti impediscono di vedere quale sia la verità. Gli umani sono così stupidi che non si vogliono nemmeno evolvere. Vogliono solo avere comodità e soddisfazione a discapito di qualcun altro. Non hai mai voluto unirti alla matrice? No! Fermati, carità! Beh, ho cambiato idea. No. Minchia, raga, mi pento della scelta che ho fatto, però. Porca puttana. Dovevo crederli. No, voglio vederlo l'altro finale. Faremo entrambi i finali sul canale. Ma sta cosa che cazzo è? Il collective, penso. L'unità Argentum è entrata nell'ufficio del dottor Sechenov, ma di lui non c'era traccia. Dalla ricostruzione parziale emerge che l'oggetto di polimeri neurali umanoide si sia avvicinato al corpo del dottor Sechenov e l'abbia consumato completamente. A seguito degli eventi descritti nel rapporto, l'oggetto di polimeri neurali umanoide ha lasciato l'ufficio del dottor Sechenov per poi svanire. Lo sapevo che era lei, però. Ma forse i due anelli erano le fedi. Wow. Forse i due anelli era la fede di me, nostra moglie. Per quello ci diceva di buttarli. Wow. There is nothing I can do. E niente, ragazzuoli, questa serie giunge al termine.
Vediamo, in caso vi porto anche il finale alternativo, quindi se avessimo fatto l'altra scelta, quindi di non accettare l'arsenale di nonna Zina e credere a Sechenov, vediamo come andava a finire. Noi ci salutiamo, ragazzuoli, e ci becchiamo al prossimo episodio. Mi raccomando, le serie che stanno continuando sono ancora Ghost Recon, che deve continuare, e poi The Forest, siamo quasi alla fine ma continuerà, ora mi metto in caso a registrare anche quello, comunque nei prossimi giorni, e Borderlands 2 dobbiamo continuarlo. Signori, alla prossima, ciao belle mie.